Il mio primo ricordo di Milano è un ritorno dallo sfollamento a bordo di un camion dove c'erano anche i mobili e l'arrivo a Milano nel mese di settembre verso l'imbrunire, verso credo le 6, le 5 così, con le luci dei negozi, io avevo 5 anni allora e mi sembrava tutto meraviglioso, cioè io venivo dalla campagna, non c'erano luci, non c'era niente, eravamo nel 45 e questo è un bellissimo ricordo, perché mi è sembrata una magia, mi è sembrato di arrivare veramente in quel posto dove io così sognavo di vivere. Milano che mi ha aperto le porte è la Milano della stampa, la Milano dei giornali femminili. La mia prima idea è stata quella di costruire delle galoche, delle scarpe un po' speciali per la pioggia, colorate, e di portarle ad Amica a vedere. Ad Amica c'era un gruppo di ragazze molto speciali, c'era Adriana Mulassano, che era una redattrice, ha visto queste cose, è rimasta incuriosita, è nato un rapporto, come dire, di fiducia, nel senso che ogni tanto mi diceva, ma se hai qualche idea portela che noi la fotografiamo, così partendo da questa piccola cosa, questo piccolo rapporto, è nato poi invece un rapporto con tutta la stampa, un rapporto con le idee nuove, un rapporto con la moda. Credo che non sarei mai diventato Fiorucci se non avessi avuto la fortuna di vivere a Milano. Perché Milano, prima di tutto, è una grande città dal punto di vista commerciale e io nascevo come negoziante, come piccolo negoziante, la mia famiglia aveva 3 negozi e se non fossi nato a Milano, se non avessi lavorato a Milano, vissuto a Milano, non ci sarebbe stata la stampa, non ci sarebbero stati gli stimoli per far nascere, voglio dire, io nasco nel negozio. Il negozio era a Milano, la stampa è a Milano, la televisione allora non c'era nel senso commerciale, ma comunque tutta la pubblicità, tutto ciò che era comunicazione è milanese ed era milanese. Milano, voglio dire, mi sembra una città privilegiata perché non è una città violenta, è una città dell'amore. Quando si dice Milan, la Galcorin Man, è vero, cioè Milano è una città che ti fa vivere bene, non crea tensioni, per cui questa vita sociale tranquilla si ripercuote in famiglia. Cioè io credo che a Milano, se uno ha la fortuna di avere una buona famiglia, il tessuto sociale è molto buono e pertanto si può vivere una vita abbastanza tranquilla. Io credo che sia una città dove i sentimenti possono vivere e crescere. La Milano che non va, diciamo, è una Milano che a volte ti fa veramente arrabbiare, cioè la Milano di chi non ama Milano, di chi Milano la vede come un'opportunità di speculazione o la vede come qualche cosa che non si può amare, per cui io voglio dire, quando vedo qualcheduno, ma se non ama la propria città, forse non ama se stesso, cioè il problema si allarga. Cioè io credo che la Milano che non va è la gente che non va. È il malessere che molte persone hanno addosso, è qualcosa che, come dire, qualcosa che li rende infelici e allora con l'infelicità cercano di rendere infelici anche gli altri. La Milano che vorrei, forse un po' di nostalgia, quella degli anni della mia gioventù, cioè una Milano fatta di milanesi e fatta di immigrati che vengono accolti a braccia aperte dai milanesi, perché il ricordo più bello che ho io è questo, cioè Milano. Con l'arrivo dei meridionali, con l'arrivo dei pugliesi, con l'arrivo dei napoletani, una Milano che accoglie tutti, che voglio dire il fruttivendolo che poi cerca di parlare milanese. Veramente Milano che vorrei io è questa, cioè la Milano che era e che può essere ancora, cioè una città aperta, una città dove chiunque arrivi diventa milanese. Un po' come l'America, chiunque va in America diventa americano, chiunque viene a Milano diventa milanese. Una cosa che io penso sempre è che Milano è una città d'acqua. Ho letto parecchio tempo fa un piccolo libretto di Bonvesin della Riva che parlava di Milano e parlava di una città piena di canali, un po' come Treviso, di canali con acque limpide e barche che la attraversavano. Cioè io credo che forse non è possibile immaginare una Milano così, però una Milano con più acqua, con più l'acqua è un elemento importantissimo, è una cosa fondamentale, diciamo, credo che sia uno degli elementi più importanti E questa Milano più pulita, questa Milano anche più serena, meno tesa, questa è la Milano che vorrei.